dal versetto 18 fino alla fine. Alleluia. A Dio la gloria. Amen. Come gli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua dei tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliavano. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Può parlare di indemoniato, alleluia, non è caso nostro, però quando eravamo nel mondo non conoscevamo Cristo, gloria a Dio, ancora eravamo schiavi del peccato, eravamo schiavi del diavolo, di Satana, perché si usava di noi, si usava, e il Signore ha avuto pietà di noi, il Signore, e noi, grazie al Signore, da quando ci siamo convertiti, parlo anche di me stesso, pure all'inizio della mia conversione a Cristo, subito volevo andare con Lui. Quanti di noi vogliamo andare con il Signore subito? Eppure il Signore ti dice, stai qua, nella terra. Perché ancora noi serviamo qua, Signore, ci serviamo. Noi siamo i mediatori di Gesù per le anime di questo mondo. Gloria a Dio. Perché no, ognuno di noi è uno strumento per portare il Vangelo, e noi dobbiamo andare ovunque dove ci dice il Signore. E come dice qua la parola, dice andate a casa, è quello che facciamo tutti, già andare a casa, vedere i cambiamenti che ha fatto Gesù per noi, e anche quando siamo fuori per le strade, lo devono vedere cosa ha fatto il Signore per noi nella nostra vita. E uno quando è in Cristo, anche persone che non ti conoscono capiscono, vedono la differenza quando sei fuori. Alleluia. E dobbiamo avere gli occhi di Gesù Cristo. Perché noi dobbiamo essere imitatori di Gesù. Alleluia. Dobbiamo essere imitatori di Gesù, avere gli occhi suoi come Lui ci ha guardato a noi, come diceva il primo canto, riempici di pietà, del suo timore anche, ci deve riempire anche di amore per le anime, come Lui ha avuto per noi. E non dobbiamo essere come quelle persone, come dice la parola in Prima Giovanni 4, lo prendo, Prima Giovanni 4, 2, cioè da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne e da Dio. Se noi riconosciamo che Gesù è venuto nella carne, ma nella carne come? In quello che ha fatto, spirito di mansuetudine, di amore per le anime. Non è perché io sento tanti oggi che dicono, vabbè, è cattolico, è musulmano, è gnostico, perché Gesù, e dicono, per lui non c'è salvezza, no, Gesù è venuto per tutti. Amen. Amen. Gloria a Dio, Gesù è venuto per tutti, c'è salvezza. Alleluia. E noi dobbiamo essere sempre, come dice il Signore, dobbiamo imitarlo. Dobbiamo andare a proclamare la sua parola, l'Evangelo della salvezza, che è per tutti. Alleluia. E il Signore, tramite la potenza che ci ha dato, perché noi accettando il Signore ci ha riempito del suo Santo Spirito, dal primo giorno ci ha riempito. E avendo la sua pietà dentro di noi, la misericordia,
il suo amore, come, perché noi dobbiamo camminare nello spirito, non dobbiamo camminare con i pensieri carnali per la strada, quando guardiamo le anime, dobbiamo camminare nello spirito. Solo così ci sarà la conversione, tante anime, possiamo compiere anche miracoli, prodigi, nel nome di Gesù. E gloria a Dio. Poi, perché il Signore, come dice nella parola in Efesini, in Efesini 5, alleluia, gloria a Dio, che dobbiamo essere sempre suoi imitatori, Efesini 1, versetto 22 e 23. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Gloria a Dio. Amen. E lui qua, il Signore, che ci usa di noi per portare la sua parola, come abbiamo letto poco fa, a dire alle anime di questo mondo le cose meravigliose che ha fatto il Signore. E solo così, come ha guarito a quell'indemoniato, come ha guarito a me, noi possiamo guarire anche gli altri, liberare gli altri nel nome di Gesù. Perché gloria a Dio, come dice Giovanni 3,16, il Padre ha mandato il Figlio, suo unigenito Figlio, perché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Che il Signore ci guida sempre con il suo amore, con la sua pietà, sempre sotto il suo timore e la guida del suo Santo Spirito. Amen. Il Signore te l'ha dato, Dio li benedica. Amen, amen.